Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi racconto i successi al box office di questo inizio luglio. Torno dopo il video. Cosa vuoi? Devo avere accesso a un cervello kaiju. Completamente intatto. No. La placca del cranio è così spessa che quando hai finito di trapanarla... Il cervello è marcito, ma io parlo del cervello secondario. Sappiamo entrambi che i kaiju hanno bisogno di due cervelli per potersi muovere, come i dinosauri. Voglio mettere le mani su quello. A che accidenti ti serve un cervello secondario? Insomma, si vende ogni parte del kaiju. Cartilagine, milza, fegato, persino lo sterco. Ma il cervello ha troppa ammoniaca. Allora, che cosa ti serve? Beh, questo è segreto. Non glielo posso dire, anche se volessi. Però è una cosa forte. Nel weekend dell'Independence Day americano, il momento migliore per vedere un buon film con la famiglia, segniamo il primo record di luglio al botteghino. Cattivissimo Me 2 ha già guadagnato più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, però. Brutte notizie invece per The Lone Ranger. Il western da 250 milioni di dollari è stata una delusione enorme. Johnny Depp e Armie Hammer incassano solo 29,3 milioni di dollari nel corso del fine settimana. Sembra proprio che Johnny Depp, nelle vesti di nativo americano, non venda molti biglietti. Disney può solo sperare che Depp abbia più seguito oltreoceano, dove questo genere riscuote più successo. Il grinta e Django Unchained insegnano. E voi? Avete visto The Lone Ranger? Fateci sapere se vi è piaciuto commentando qui sotto. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao e alla prossima!